Compagno di folla Cortona per la chiusura della quinta edizione del Mix Festival, il caleidoscopio di arti della Val di Chiana, a conferma del successo della manifestazione. Gran finale domenica 8 luglio con un doppio appuntamento dal grande richiamo Walter Vertroni e Nicolai Lilin al chiostro Sant'Agostino ed il concerto dei Jethro Tull in piazza Signorelli. Spazio dunque alla letteratura nel pomeriggio con l'ex primo cittadino di Roma ed il popolare scrittore russo. E proprio per ascoltare Vertroni parlare di suo padre e dell'ultima sua fatica letteraria, Ciao, ha fatto il suo ingresso al chiostro di Sant'Agostino Giovanotti, accompagnato dalla moglie. Mio padre, finché è stato in vita, ed è lì dove è morto, abitava al secondo piano, al piano di sopra di dove io oggi abito. E ho immaginato di arrivare a casa, di salire le scale che mi portano al primo piano, di mettere la chiave nella toppa e di sentirmi dire ciao, di girarmi e di vedere seduto sui gradini un ragazzo vestito con i vestiti degli anni 50, con un cappello borsalino in mano, con la brillantina sui capelli, che mi dice ciao, sorridendo. E io gli dico ciao papà, entra. E lui entra in questa casa, nella mia casa, e ci parliamo come non ci siamo mai potuti parlare. Dopo Vertroni è stato il turno dell'autore di Educazione Siberiana e dell'ultima sua Spy Story. Chiudere il festival cortonese è stato invece compito dei Jethro Tull, il popolare gruppo rock che ha infiammato piazza Signorelli.